Buon pomeriggio, anzi quasi sera, a tutte e a tutti. Io sono Vittorio Bo e ho il grandissimo piacere di presentare l'ultimo libro di Enzo Bianchi, Cosa c'è di là? Inno alla vita, pubblicato dall'editrice del Mulino. Questo libro è un libro che anche nel sottotitolo ha una dichiarata intenzione di trasmetterci il senso, o di nuovo il senso della vita. Sono andato un po' a rivedere le troppe pubblicazioni per essere rilette nel periodo dal quale mi hanno invitato a presentare, a parlare con Enzo. E c'è un libro di tanti tanti anni fa che si chiama Vivere la morte, che era stato pubblicato da Gribaudi, pubblicato da nel 1900, credo, 89-87, una cosa del genere, e dove Enzo tracciava già molte delle considerazioni che sono riportate in questo libro. E che cosa c'è di differente, a parte la misura e la condensazione? C'è l'esperienza, c'è quello che lui in qualche modo offre a noi da un punto di vista umano, di quello che è il confronto appunto con l'esperienza della fine della propria vita che si vede più vicino, no? 40 anni fa era diciamo biologicamente più lontano, oggi è più vicino. Parlare della morte nella società contemporanea appare difficile. O è qualcosa che ci tocca da vicino, perché abbiamo un lutto in famiglia, una malattia che poi può provocare la morte, ma la morte è un termine anche distante. La morte prima, ce lo ricorda Enzo molto bene, nelle famiglie dei nostri padri, madri, nonni e nonne, era qualcosa di molto più, direi, quotidiano, cioè si viveva la morte di un proprio caro, di un parente, esperendola. Allora, la prima domanda che mi viene da porre a Enzo su queste riflessioni è proprio questa, cioè tu parli di inno alla vita, c'è un termine che in questo libro appare ancora più grande e in positivo, che è amore. Ecco, in questa tua esperienza terrena, quanto l'amore può essere ancora o sempre o di più un elemento che scaccia il male? Beh, un saluto, buonasera a tutti voi. E certamente la domanda di Vittorio Bo è una domanda alla quale di fatto il libro cerca di dare una risposta dall'inizio alla fine. Diceva prima Vittorio Bo che certamente in questo libro c'è l'esperienza. L'esperienza, diciamo, pure in maniera molto dura, l'esperienza per ora certamente non diretta, della morte, del morire, però un'esperienza che mi ha segnato e che credo sia quella che mi ha spinto a rileggere la mia vita, mettendo soprattutto a fuoco il rapporto con la morte.
Ci sono tre momenti fondamentali di esperienza della morte nella mia vita. Il primo è un'esperienza della morte nella mia fanciullezza, con ogni probabilità quello che mi ha segnato di più. La morte di mia madre dopo lunga malattia, quando avevo 8 anni, quindi l'aver seguito praticamente dalla nascita in poi la vicenda di una madre morente, che si sapeva che moriva e me lo si diceva con molta, direi, con molta franchezza, e quindi l'esperienza di questa morte, io non avevo né fratelli né sorelle, ma soltanto un padre, quella solitudine mi ha segnato in profondità. Insomma, la morte l'ho vista presente più che mai nella mia vita iniziale. E poi per varie circostanze, perché io abitavo di fronte alla chiesa, perché in qualche misura a quel tempo mi interessavo forse più di altri dell'aspetto spirituale della vita. Di fatto credo di aver potuto assistere, non posso contarle, ma certamente decine e decine di morti, perché il parroco, allora erano altri tempi, quando moriva qualcuno normalmente era avvisato e andava alla casa del morto non solo per dare l'estrema unzione, ma per accompagnare chi moriva fino alla fine. E il parroco pigliava me, piccolo, chierichetto, con lui, per cui credo, non so dire, ma tra i 50 e i 100 li ho visti morire così, stando accanto al letto con qualche familiare del morto e con il parroco, il quale svolgeva quelli che erano veramente i riti per la morte, un accompagnamento straordinario. Vi posso dire che li ricordo ancora tutti a memoria, in latino, tutte le formule, le preghiere, fino all'ultimo, quando, vedendo proprio la fine del morto, il prete diceva con un'autorevolezza che avevano i preti di allora: proficisci anima Dei, parti anima di Dio, nel nome, in nomine Patris che ti ha creato, nel nome del Figlio che ti ha redento. E dopodiché normalmente le persone morivano, entravano ormai in un sonno, e a quel punto si lasciava la casa e si tornava. Queste sono state un'esperienza della morte. Poi certamente la morte mi ha toccato ancora in età matura, persone che amavo in modo particolare soprattutto un amico che è morto con la mia età di poco più di 30 anni, e poi la morte averla potuta accompagnare in comunità, la morte di chi mi ha poi fatto crescere una volta che era morta mia madre, e poi
due o tre persone che, non avendo nessun posto e nessun parente dove stare da malate, le abbiamo accolte in comunità perché ormai malate di un cancro, e le abbiamo accompagnate fino alla fine. Ecco, queste persone non sono molte, sono poi sei, ma in comunità sono morte mentre io tenevo loro la mano e dicendo vai, vai, è ora che tu vada, che tu vai. Per cui ho avuto un'esperienza della morte in diretta, ma so che cos'è il morire degli altri. Per questo a 40 anni avevo sentito il bisogno di scrivere un libro, Vivere la morte, dove avevo raccolto più di 50 racconti di morte, racconti che sono certamente estremamente carichi di sapienza, di amore alla terra. Per questo, dopo aver scritto il libro sulla vecchiaia 3 anni fa e arrivando verso gli 80 anni, ma soprattutto in questi ultimi 3 anni, segnato da una serie di eventi che mi hanno fatto sentire in maniera più prossima la fine dei miei giorni, ho voluto scrivere questo, come posso dire, giornale degli ultimi passi, dove mi interrogo. Ma interrogandomi su tutte queste esperienze, sempre devo dire, ho avuto la percezione che l'amore era quello che vinceva la morte, che l'amore vissuto in queste situazioni, l'amore che avevo ricevuto io da piccolo, non certo da protagonista, quando eventualmente è morta mia madre, ma ricevuto prima da mia madre e poi da queste persone che gratuitamente, neanche parenti, mi hanno fatto crescere e hanno fatto per me più di quel che poteva fare una madre, l'esperienza dopo e l'esperienza ultima è davvero che l'amore è l'innesto dell'immortalità già di qui, che sono pepite di eternità, e che quindi, come ci si avvicina alla morte, ciò che conta è davvero amare ed essere amati. E io vedo ormai, tra un mese avrò 80 anni, ma che se guardo la mia vita, io non mi vanto di nulla. Non penso che sia stato qualcosa di straordinario, ma penso di aver avuto la grande grazia, che è quella di essere stato amato e di aver amato. Per me questo è di una forza senza fine. Notate, poi non ho neanche avuto una famiglia, non ho neanche avuto una moglie, però nell'amicizia, nei rapporti, ho avuto la possibilità di un amore che vince davvero la paura di morire, che si può impossessare di me, e tutte le volte mi dà una ragione per continuare a vivere dicendo grazie alla vita. Significativamente, lo dico, l'ho detto più volte, ma io spero che al di là del funerale religioso, quando poi ci sarà chi mi accompagna verso il cimitero in questo luogo a Castelboglione, dove 3 anni fa sono andato a scegliere un pezzetto di terra per andare nella terra ed essere seppellito lì, perché così è la mia terra, è il mio Monferrato, e sono in un posto in cui gli amici, se vogliono venire, vengono. Ma spero che in quel momento ci sia una musica che mi accompagna e che si canti
Je ne regrette rien. Avete presente la canzone? Ecco, quella sarà la mia marcia funebre. La spero proprio. E sarà veramente la fine di Enzo Bianchi, come è giusto che sia. A me personalmente quello che piace di Enzo e di questo libro è l'amicizia che crea con chi sta con lui, anche leggendolo. E questo parlare della morte in maniera così viva, così presente, a me sembra un atto davvero non solo di amore ma anche di grande umiltà. Io recentemente ho letto un libro di un filosofo americano, In difesa del fallimento, sull'umiltà. Sono quattro cammei e il primo è dedicato a Simone Weil. E Simone Weil ho letto questo libro mentre stavo rileggendo il tuo. E questa dedizione che lei ha nei confronti della vita, volutamente affrontando la morte, mi ha molto confortato anche di quello che tu hai detto e quello che hai scritto. Tu parli molto del rapporto con la natura, le stagioni, il fatto di non voler essere cremato ma invece di ritornare polvere. E perché noi non riusciamo più a sentire la natura non come un bene, diciamo, da utilizzare o anche come elemento o dimensione, una stanza di intrattenimento, ma invece come qualcosa che sta con noi. Quando tu parli delle tue terre o quando parli del vino che ti piace bere o il cibo che ti piace mangiare, tu trasmetti sempre questa dimensione di non frattura con la natura. Vorrei che ne parlassi un po', perché secondo me in questo libro è accennato, ma è molto sottinteso. Ma io ho sempre avuto, non lo so neanche perché, ma una specie di rifiuto del cristianesimo dualista. Il cristianesimo che vede l'opposizione tra corpo e spirito, tra questa terra e l'aldilà, io ho imparato fin da giovane, con ogni probabilità, sono debitore certamente degli insegnamenti ricevuti, soprattutto da alcuni insegnanti che ho avuto straordinari, che in una scuola diversa da quella da oggi, in una scuola che trasmetteva sapienza, voi lo sapete, più che eventualmente delle nozioni, hanno cercato di darmi una spinta a cercare l'unificazione delle cose, a stare lontano da ogni dualismo, il bene da una parte, il male dall'altra, la morte da una parte, la vita dall'altra. Le realtà si mescolano. Perfino oso dire, spero che mi capiate, anche il peccato e la grazia si mescolano. Nessuno è in grado di capire la grazia se non ha conosciuto il peccato. È la nostra realtà, siamo delle creature. Siamo fatti di polvere, siamo determinati dai giorni della nostra vita, un inizio, una crescita, una decadenza, una fine, come tutte le cose che stanno in questo mondo. E allora questo mi ha sempre dato un grosso aiuto nella vita, a leggere le cose in maniera
davvero non per opposizione. È significativo che sul mio comodino da sempre, oltre la Bibbia, questo si sa che va da sé, ma significativamente l'altro libro è il De Rerum Natura di Lucrezio. Amo Lucrezio all'infinito. Quando sono preso dall'insonnia, la mia mano apre nelle varie edizioni che c'è stato, nelle varie traduzioni, le conosco tutte, e poi leggo in latino, Lucrezio con questa sua lettura delle cose straordinarie. Ha amato questo mondo senza divinizzarlo. Ha capito Lucrezio che è la paura che crea gli dèi e fa la religione. Ed è per questo che io sono sempre stato critico verso la religione. E ho sempre sentito il bisogno più di abbeverarmi alla Bibbia, al Vangelo, che non alle dottrine. E ho sempre sentito più un'appartenenza a quel fuoco del Vangelo portato da Cristo che non alle istituzioni ecclesiali, da cui voglio restare libero. Libero. Il mio parroco, nella sua semplicità, mi diceva sempre: ma guarda che la comunità cristiana deve essere una stanza con le porte e le finestre aperte. E tu devi essere un uccello che entri e vai. Le porte e le finestre sono sempre aperte. Perché solo così tu amerai il fuori e il dentro. Se chiudi le finestre, tu non conoscerai mai il fuori e odierai ciò che è fuori. O se sei fuori, odierai ciò che c'è dentro. Libertà, libertà. Io ci ho sempre tenuto a questo. Significativamente, una cosa che mi si ripeteva è che la libertà non la si mendica, non la si chiede. La libertà la si esercita e basta. È l'unica cosa che non si deve mai chiedere, la libertà. E tutto questo mi ha dato il respiro di non aver paura. Io non idolatro la terra, anche quando la sento come madre. Io ho imparato da una di quelle donne che mi hanno fatto da madre, che alla sera, prima di salire a letto, lei baciava la terra, i pavimenti di terracotta che c'erano una volta. Adesso non ci sono i pavimenti di terracotta, quindi uno bacia delle piastrelle. Ma era un segno, un inchino verso la terra e un baciarla, perché la terra è davvero nostra madre. E con le sue stagioni ci insegna i ritmi. Io non riuscirei a vivere, vedete, senza un pezzo di terra. E se sono felice, tra virgolette, di essere a Torino in questa situazione, se volete, di esilio dalla comunità, ma è perché ho trovato un posto che ha un orto. La mia casa a Torino ha un orto e io ho un orto bellissimo. Adesso c'è solo insalata, abbiate pazienza, non c'è altro. Però tutto l'estate ho potuto avere zucchini, pomodori, peperoni, quel che avevo bisogno io e i vicini a cui ho dato la chiave e che vengono a servirsi, perché un orto per una persona da troppo non saprei neanche cosa fare. Ma se io non ho questo ritmo dell'orto, della stagione, del vedere i frutti, ma interessandomi direttamente, io mi sentirei uno che passeggia sulla terra, non la abita. E ho bisogno di vedere i boschi d'autunno, in inverno, anche se adesso col freddo sono sempre piuttosto guardingo, non vado più tanto. Ma
Questo dà veramente anche un senso della vita e della morte diverso. Io vi devo dire che fino a 40 anni, permettetemi questa confidenza, fino a 40 anni quasi desideravo morire giovane. Vi dico la verità. Quando io spiegavo nelle mie omelie o esercizi spirituali, mi ricordo che dicevo: ma perché temere di morire? Ma come dice San Paolo, si va con Cristo per sempre. Anzi, come dice San Paolo, ho desiderio di dissolvermi e andare con Cristo. Ma lo dicevo convinto, guardate che altrimenti non ve lo direi. E ho scritto Vivere la morte, dove c'è ancora nell'introduzione questo panorama di desiderio mio che la morte sarà l'incontro col Signore. Che bello, alla fin fine, poi facevo i calcoli, avevo già vissuto 10 anni in più di mia madre e avevo già vissuto 10 anni, alcuni anni in più, anche di persone che avevo amato. Finito quel libro, Vivere la morte, mi è venuta una paura, un'angoscia di morire, che Dio solo lo sa. Da quel momento a fasi alterne, lo dico nel libro, non è che io non abbia paura. Ho paura della sofferenza, delle malattie mentali che sovente ormai accompagnano i vecchi. Purtroppo li ho visti. Ho visto mia matrigna con l'Alzheimer, cosa ha significato vivere per 3 anni ancora con l'Alzheimer. Mi ha turbato profondamente. Ho visto tanti morire con dolori enormi in una situazione culturale, quella italiana, anche piemontese, che non ha ancora la cultura del dolore, non ce l'ha ancora. Quindi, poverini per quelli che devono soffrire e attraversare la morte, perché la maggior parte delle strutture, anche in Piemonte, non ha ancora la cultura del dolore. Sono pochissime le unità sanitarie che sono capaci di fare un percorso con cure palliative intelligenti, accompagnando in modo che non si soffra. Ve lo dico per esperienza, a Biella eccezionale, e le persone che sono morte, che vi dicevo nella mia comunità, accompagnate fino all'ultimo da questi veramente bravissimi infermieri che venivano e non hanno fatto soffrire nulla quei mesi finali della prima della morte. Ma in altre parti, compreso Torino, e lì ho fatto esperienza io, in cui non c'è nessuna cultura del dolore, vi lasciano col dolore e vi danno un paracetamolo. Che cosa serve? Allora ho paura, ho le angosce, che le vinco sempre innanzitutto confidando e guardando la natura. La natura mi ha insegnato molto, soprattutto nella seconda parte della vita, da 40 anni in poi, mi insegna di più anche oggi, in questo ciclo in cui si entra, in cui si muore. Certo, devo essere intelligente, ho fatto il testamento biologico, ho lasciato un esecutore testamentario ben preciso, dicendo che non mi si prolunghi inutilmente la vita, assolutamente. Non l'eutanasia. Io voglio dare al Signore, sono credente, la vita quando Lui me la chiede. Ma una volta che la vita è decisa che non ci sarà più, anche se le cure palliative la abbreviano,
vengano le cure palliative, ma il dolore è insensato, non serve a nulla, nonostante tutto quello che una tradizione cristiana imbecille ha detto e insegnato per secoli. Il dolore è insensato, Dio non lo vuole, altrimenti un Dio con un volto perverso, e non è il Dio dei cristiani. Altrimenti Gesù non sarebbe morto urlando e dicendo Dio mio, a che pro mi hai abbandonato? Quindi noi restiamo umani, però quello che mi fa vincere questa paura, da un lato sono i legami, le relazioni, l'amicizia, quei frammenti di amore che abbiamo, che dico mi accompagneranno. E poi questo amore che ho vissuto, dico, non mi deluderà. Non mi deluderà se va accompagnato tutta la vita. Ci sarà anche nel momento dell'abbraccio finale. E quindi io non sono sicuro di quello che c'è dal di là. Ho delle convinzioni che mi aiutano. La certezza non ce l'ha il credente. Credente non c'ha certezza, c'ha convinzione. La certezza l'ha la scienza, ma la fede non è una scienza. E io credo che a volte, anche se manca la fede, è l'amore che supplisce. Adesso dico una cosa che le scandalizzo tutti, ma che vi fa bene. Molti di voi conoscono la grande Teresina, Teresina del Bambino Gesù, Teresina di Lisieux, almeno la mia generazione è cresciuta con una grande santa, e io sono convinto che è grandissima e che ha fatto bene Papa Benedetto a proclamarla dottore della Chiesa. Ma sapete la sua morte com'è stata? Perché hanno pubblicato poi dopo il manoscritto vero che racconta la sua morte, in cui quando lei, questa sapete, era una ragazza poco più che ventenne, TBC, la madre, la priora si avvicina e gli dice: Teresina, i medici dicono che è venuta l'ora che devi morire, te ne vai, ma guarda, c'è lo sposo che ti viene incontro, tu vai con Dio. Sii felice, vai con Dio, non piangere, vai con Dio. Teresina sta un momento zitta e poi dice: madre, madre, no, no, non credo più. Sapete che il monastero pensavano che fosse santa già da viva. La madre è spaventata, non credo più. Si gira verso il muro e dice: oh Gesù, comment je t'aime, quanto ti amo. Pensateci bene come, quando difetta la fede, l'amore trascende la fede e va oltre la fede. È straordinario questo di Teresina. Quella è una delle morti più belle di cristiano e di dottore della Chiesa e di santa, giustamente. Madre, madre, no, non credo più. Gesù, come ti amo. Dove vedete l'amore dentro di noi, vince la fede che manca e vince il dubbio, vince l'angoscia. Io è per questo che continuo a dire e credo che quelle pepite di amore che viviamo non vanno perdute. E la fede cristiana è questo alla fin fine nel suo nucleo. Quando parla di resurrezione di Cristo ci vuol dire solo questo. Gesù Cristo è risorto non perché era il figlio di Dio, ma perché, avendo amato fino all'estremo, non poteva il suo amore finire nel nulla. E allora è risorto da morte.
Ecco perché Giovanni, l'Evangelista, dice nella sua lettera: noi cristiani, noi siamo quelli che crediamo al lavoro. Unica definizione. Crediamo al lavoro, niente di più. E questo allora mi fa amare la natura. E la natura mi ammonisce. E la natura la amo. L'amo in tutto, l'amo nell'orto, l'amo, devo dirvi la verità, facendo da mangiare, che per me è una delle cose più belle che uno può fare. E l'amo cercando di rendere bello ovunque dove abito, la casa, il giardino, le cose, perché senza una dimensione di bellezza il mondo non si salva. Ma io non vado oltre Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, punto interrogativo. Io dico che il mondo sarà la bellezza, dipende da noi. Con l'amore trasformiamo il mondo in bellezza. Beh, senti, tu hai toccato un punto importantissimo rispetto al nostro rapporto con la proiezione della morte, che è il dolore. E tu in questo libro parli del suicidio, parli dell'eutanasia, parli del fatto che non possiamo ergerci a giudici. Tu dici: è impossibile pensare e giudicare sul suicidio, perché è qualcosa che va oltre, che non riusciamo a concepire, ma non dobbiamo avere, come ha avuto la Chiesa, forme di opposizione, di giudizio. Ho letto recentemente il libro di una scrittrice colombiana e si intitola El que no tiene nombre, ciò che non ha nome, ed è la storia del suicidio di suo figlio. E lei scrive questo breve libro per dare senso alla vita del figlio, scrive. E devo dire che è uno dei libri, paradossalmente, perlomeno per quello che noi concepiamo del male assoluto, si diceva, ma del male degli altri, del male di noi stessi, in cui c'è davvero addirittura la gioia di restituire questa sua vita, pur nel dolore, no? Allora, questo aspetto che tu hai messo già bene in evidenza, che nel libro è molto forte, categorico, cioè tu dici: il dolore, come hai detto prima, non è accettabile. Chi predica il dolore per arrivare con più merito in alto nei cieli dice delle cose false. E prima hai detto una cosa che mi ha fatto ricordare un articolo che ho letto in questi giorni di una persona che forse conosci, che si chiama Ange Fay. E lui è una persona che da 37 anni, c'è stato un bellissimo articolo, una intervista a lui sul Corriere della Sera del 27 gennaio, in cui lui da 37 anni sta con chi sta per lasciare il mondo. E lui dice: la cosa che è più importante di tutto è, come hai detto tu prima, che hai fatto, tenere la mano. Un giorno, due giorni, sono state anche settimane, l'hanno definito esercista, uno che è lì. Ecco, ma questo aspetto di amore, no? Nei confronti delle persone che stanno mancando, che stanno morendo, e questi aspetti invece di contrapposizione, come facciamo a sconfiggerli? No? Perché ancora oggi quando si dice un suicida, c'è tutto sommato un giudizio morale sottinteso, magari non esplicito, no? E invece è una dimensione di estremo dolore, quindi che non può essere giudicato. Ma anche qui parto dall'esperienza, non parto da cose teoriche, come sempre io nei miei libri. Io mi ricordo da piccolo, proprio perché con la vicenda che vi ho detto erano tempi diversi,
ma significava ogni domenica pomeriggio andare al cimitero a trovare mia madre. Finché ero piccolo, giovane, si andava. E tutte le volte che andavo, vicino al cimitero, fuori dal cimitero, c'erano le tombe di quelli che si erano suicidati, che non potevano stare nel cimitero perché voi sapete, il cimitero, la chiesa non ammetteva che ci fossero dei suicidi seppelliti. Quindi terra non santa, fuori dal cimitero, dietro il muretto del cimitero. Loro e quelli che passavano e morivano e non si sapeva chi erano. E io andavo sovente lì, con la mia fede, a dire per loro una preghiera. Perché trovavo che era una violenza terribile il non mettere almeno in comunione con i morti quelli che si erano suicidati. Più tardi nella vita ho avuto degli amici che hanno avuto il figlio suicida. Condizioni terribili. Penso soprattutto a un mio amico molto conosciuto, Giancarlo Lombardi, il cui figlio si è buttato sotto il treno a 21 anni, proprio sui 50 metri che lui ogni mattina faceva da casa per andare alla fila, all'azienda della Lada. Quindi quest'uomo ogni volta che poi passerà per andare da casa in ufficio si troverà sempre a passare su quella rotaia dove il figlio. Lui era molto mio amico, quindi l'ho seguito, ne ho seguito altri e ho capito una cosa, che il suicidio alla fin fine il grosso problema è di chi resta, più di chi se n'è andato, perché chi resta si fa domande, si carica di sensi di colpa, si dice cosa doveva fare e non ha fatto, e veramente diventa il suicida una presenza terribile per la persona che è restata. È veramente una cosa, guardate, non facile. E nello stesso tempo il rischio qual è? È di parlare sul suicida cercando di capire cosa ha fatto, cosa ci aveva di vergognoso. Poi normalmente seguendo due piste, la prima, ma era matto in quel momento, che è la maniera di scusare. L'altra invece più terribile è che non poteva confessare una colpa e di conseguenza si è ucciso. Vedete, in realtà io credo che noi dobbiamo imparare a rispettare in silenzio l'enigma di chi si suicida, senza interrogarci, imparare a imporci il silenzio dentro, anche per quelli che restano. Perché se noi invece lasciamo che corrano le domande, gli interrogativi, o se cerchiamo di dire parole di consolazione che sono soltanto vuote, è inutile. Anche perché chi di voi non ha mai pensato a suicidarsi?
chi di noi, ci sono stati dei momenti della vita che di fronte a qualcosa abbiamo detto: beh, mi tolgo la vita. Poi certo uno non lo fa, non arrivano a quelle condizioni, però il suicidio non ci è estraneo. E noi consumiamo tanti suicidi dentro di noi in realtà, senza toglierci la vita. Ma ogni volta che noi non cogliamo in pienezza la vita, ci uccidiamo un po'. E questo sta già nella logica del suicidio. Vedete, una delle cose belle che ho imparato, grazie a Dio, che mi ha fatto girare il mondo, è che la Chiesa ortodossa, non so se lo sapete, ma la vigilia di Pentecoste fa una preghiera per i morti, tra cui l'ultima preghiera è per i suicidi. Questa è una cosa bellissima. Voi avete mai sentito pregare per i suicidi nella Chiesa cattolica? Non se ne parla, tabù. No, si prega per i suicidi con chiarezza. C'è tutta una specie di inno cantato, tra l'altro nella Chiesa rossa o nella Chiesa serba, è bellissimo, ma un grande inno in cui si dice a Cristo che tu che sei sceso all'inferno e hai trovato tutti quelli che si sono tolti la vita, ma tu sei sceso adesso per dargli la vita che loro si erano tolti, perché lo sanno loro e lo sai tu, ma non è detto a noi di dover sapere perché si sono tolti la vita. E voi capite che si preghi questo a livello popolare, come il nostro Requiem Aeternam, significa dare alla gente un occhio non di maledizione su chi si suicida, mentre da noi sono i maledetti. Io mi ricordo anche a Nizza Monferrato, la cosa terribile, il cimitero cristiano, fuori, a destra, il cimitero per gli ebrei e poi per i suicidi. È significativo, eh? Significativo. Noi siamo arrivati neanche i morti a metterli in comunione. C'è una tomba bellissima, permettetemi che ve lo dica. In Germania, dove la Baviera confina con la zona che è diventata protestante, c'era un cimitero che a un certo punto ha messo i protestanti di qui e i cattolici di là. Assolutamente nessuna mistura. Ma a un certo punto è morta una moglie ed è morto il marito. La moglie era cattolica, è finita qui. Il marito è finito nel protestante a 50 centimetri di là, con un muretto che divideva i due cose. Allora il figlio, che è un mio amico simpaticissimo, nel costruire la tomba ha fatto fare due mani, una che parte dalla tomba della moglie e va di là, l'altra dalla tomba del marito e viene di qui, e si danno una mano sopra il muretto. Almeno di là, dice, sono di nuovo insieme da morti. Ma possibile che non riusciamo a sopportare che ci sia un'unità neanche dopo morto? Ma vedete questo spirito di esclusione, questa volontà di condanna di chi è diverso, di chi ha compiuto azioni che non sono le nostre, ma anche noi compiamo delle azioni che forse gli altri non capiscono. Allora è importante, secondo me, per i suicidi veramente rispettare l'enigma, non parlarne e non torturare chi è restato con domande accrescendo la loro sofferenza. È questione di umanità ed è questione di fargli capire che il loro gesto
noi non lo capiamo, ma se è un gesto che dice che la vita per loro non era più sopportabile, beh, ti sta dicendo una parola che alla fin fine ha un significato. Nella Bibbia, d'altronde, lo sapete che Saul, il Messia, si è ucciso, si è suicidato? Razzin si è suicidato? Sansone si è suicidato? Non era così negativo il suicidio un tempo. E poi all'interno soprattutto del cattolicesimo occidentale, che il suicidio mediato dallo Stato è diventato così una maledizione. Certo, non è una cosa bella, ma non dobbiamo neanche legargli una maledizione o il peccato. Dio solo lo sa perché uno l'ha fatto. E dobbiamo rispettare questa diversità nella scelta. Io credo che senza questa compassione, se non ce l'abbiamo neanche per chi muore, come potremmo averla per chi vive? Enzo, grande Enzo. Un'ultima domanda, ne avrei tante, ma penso che ci siano desideri oltre i miei. Tu sei un uomo della parola, che alla parola hai dedicato la tua vita, nello studio, nella trasmissione del sapere, della conoscenza. A un certo punto del tuo libro parli, accenni a Sartre, al nulla che ci stava prima e al nulla che c'è dopo. In mezzo noi siamo solo una parentesi. Ci sono filosofi che hanno, anche in cui, nel periodo di Sartre, come Heidegger, pensato alla vita in modo molto più vicino a quello che è quanto noi ci stiamo dicendo, no? Heidegger parla dell'essere per la morte. Solo nella coscienza della morte noi rendiamo la vita, l'esistenza, in qualche modo sensata. Ma pensiamo poco prima a Kierkegaard, quando di fronte all'angoscia della vita lui dice: solo attraverso la fede io posso comprendere quello che non riesco a comprendere. Però tutto questo avviene attraverso il dono, la grazia della parola. Enzo ha fatto un lavoro straordinario. Per 12 anni ha diretto un gruppo di biblisti, ha fatto una Bibbia che dovrebbe essere letta da tutti, in tutte le scuole, dappertutto. Dovremmo averla tutti in casa, perché è una Bibbia che si legge come un libro. Adesso dico una stupidaggine, perché quello è il libro dei libri, però un po' come a scuola ci insegnavano male a leggere i Promessi Sposi, anche la Bibbia ce l'hanno insegnata male. E Enzo ha restituito in questo suo straordinario lavoro di ermeneutica, di esegesi, ma anche di restituzione per quanto noi riusciamo a comprendere, a capire, a esperire di quell'immenso, mi viene da dire quadro, ma è ingiusto, dimensione della nostra esistenza attraverso il libro dei libri. Ecco, tu ami la poesia, ami leggere, ami scrivere. Ecco, la parola quanto ci aiuta a essere nel mondo, a essere insieme, a produrre anche quello che tu dici essere poi il nostro vaccino più positivo, che è l'amore. Ma tutti voi fate l'esperienza che la parola è ciò che ci rende davvero umani. Gli animali, e noi siamo degli animali, se hanno una differenza rispetto a noi, è proprio quel che riguarda la parola. E certamente una grande testimonianza alla parola degli uomini che ha attraversato i secoli
e quella biblioteca fatta di 72-73 libri, i libri per eccellenza, da Bibbia in greco diventata la Bibbia in italiano. Anche lì la fortuna mi è stata data di ricevere in dono una Bibbia, notate bene che allora era proibito leggerla, quando avevo 11 anni e non esisteva una Bibbia normale. Chi me la regalò dovette regalarmi una Bibbia in 3 volumi, comprata a rate dalla Saie, passarono a venderla nelle campagne a rate e mi regalarono quella Bibbia in 3 volumi, alta così, che conservo ancora, e io cominciai a leggere quei 3 volumi che neanche mi stavano sulle ginocchia. Da allora ho sempre letto la Bibbia, è diventata davvero vita per me. Tutte le mie scelte diventano anche un confronto con questa parola contenuta in queste scritture che attraversano i secoli, 10 secoli, dal decimo secolo avanti Cristo al primo secolo dopo Cristo. Una biblioteca scritta in ebraico, arabaico, greco, scritta da una miriade di redattori e autori tra l'attuale Iraq e Roma. Quindi vi immaginate il tesoro che essa raccoglie di umanità attraverso un asse preciso, quello del popolo di Israele. Tutta la vita mi sono dedicato a studiarla, tradurre molti libri, e certamente a un certo punto, visto che l'Italia era l'unico paese che non c'era una Bibbia se non quella cattolica, confessionale, quando invece in Francia le Bibbie sono almeno una trentina, in Germania pure, in Inghilterra anche una cinquantina, e mi sembrava davvero ingiusto e ho pensato ormai 15 anni fa di riproporre una traduzione di tutta la Bibbia con dei criteri di estrema fedeltà al testo e di nessun tributo confessionale. Non si guarda la dottrina cattolica o di altre chiese cristiane, ma si resta fedeli al testo e basta, in modo che la possa leggere un cattolico, un protestante, un ortodosso, un ebreo. Il testo è il testo, soltanto tradotto, e con un'equipe di esegeti, i migliori in Italia, abbiamo lavorato per 12 anni e abbiamo pubblicato questa Bibbia da Einaudi. Vi do una bella notizia, certo Einaudi nel farla ha fatto questa Bibbia in 3 volumi nei millenni e l'edizione è elegante e costa 240 euro, ma io fin dall'inizio in contratto ho chiesto che l'avrei data se usciva poi in una forma normale economica. E ormai tra un mese e mezzo uscirà in forma tascabile, tale quale, intiera, al prezzo che non supera i 40 euro. Tutta la Bibbia intiera nella nostra traduzione, una Bibbia non confessionale con le note e con un italiano che l'italiano dei nostri giorni è dovuto ai migliori esegeti. Fra 2 mesi la trovate in libreria e sarà un grande evento
per chi soprattutto non aveva la possibilità di tre volumi a 240 euro.